ritrovi caro amico, carissimo attore, io praticamente, carissima persona, credo tu sia, mi sembra, dalle testimonianze di questi ultimi due giorni, tu sia uno dei pochi che ha conservato una lettera di Stanley Kubrick. La conservo gelosamente. Come nell'originale, cioè ricevere da Mario Maltesi, dopo aver fatto inclusivi i cori, le canzoni che poi gli hanno tagliato nelle versioni odierne, in Fumo da Jacket, alcuni parenti di Kubrick. Ne abbiamo parlato proprio di Mario. Mario ne parla. Ricevere da Mario, dalla sua nuova creatura, la Camoti, una lettera in cui si ringrazia l'attore Rivo di Troia per la tua parte che hai fatto, una parte dei cigli nel film, firmato Stanley Kubrick. Mario, che si è preso il disturbo di mandare ad ognuno di noi questa lettera, beh, io sono sentito veramente, finalmente, facente parte di un mondo nel quale è stato... Dillo che era scritto a penna, con il pennarello nero. Sì, era scritto a penna, potete vederlo, pennarello nero. Potete vederle su Facebook e su Instagram. E niente, questa è stata una cosa meravigliosa. Con Mario poi ho potuto fare un altro film, come protagonista, che si chiama Anna Naus, con la protagonista fatta da Valentina Carnerutti, di cui non mi ricordo niente, perché era ancora un periodo in cui io stavo cominciando e quindi le mie paure, le mie tensioni, le mie ansie sovrastavano tutto e non so Mario come si è riuscito a farmi arrivare alla fine del film, all'epoca ci riuscivano in pochi, però era lui e tanti altri qualcuno che si era accorto di un mio talento. L'unico che non se n'era ancora accorto, non lo sapevo gestire, ero io, quindi ero molto difficile da dirigere. Però insomma, ci siamo riusciti, abbiamo fatto un film insieme e niente. Arrivo dato in questi favolosi spezzoni di film che avete trovato, come tutte le labiali combaciano perfettamente. Sembra che parlino italiano, non abbiamo nessun desiderio alcuno di sentire come sarebbe stato in originale, è tutto perfetto. C'è lavoro lì dietro, c'è lavoro degli adattatori, c'è lavoro dei traduttori, c'è lavoro. E poi Mario andava di persona a fare e a vedere il messaggio e lì risistemava tutto quanto. Cioè, il direttore era straordinario, no? Insomma, io rispetto ai ragazzi che hanno parlato questa sera, sono il cuscio, sono quello che è arrivato un po' più tardi, però ho cominciato da bambini, per cui adesso insomma, farne parte fa molto. Molto, molto piacere, sono orgoglioso. Anche perché Mario diceva sempre, io ho scelto sempre gli attori, e andava veramente a teatro, io lo incontravo spesso all'Argentina, credo che siano da vedere anche gli spettacoli che ho fatto io, questo non lo posso dire. Dillo, perché qui c'è in sala Alessio Caruso che ha conosciuto Mario, perché Mario, pur non conoscendolo, essendosi informato cosa fai, cosa stai facendo, Mario andò a vederlo al teatro Agorà. Qualcuno fa roba sulla porta dietro le finascelli. Dietro tutti aveva piacere di scegliere gli attori, anche quando ha fatto le nuove operative, quando è uscito dal CDC, quando ha fatto la CVD, ha sempre chiamato e si è sempre circondato di attori che poi facevano anche il doppiaggio. Una cosa, c'è un'intervista lunghissima che potete godervi su YouTube. Un'ora e cinquanta, ma è tutta straordinaria. E in una delle ultime parti Mario racconta come è cambiato il doppiaggio a un certo punto. Sta la storia di quanto si è rovinato, sicuramente, insomma. Il doppiaggio a un certo punto è cambiato e lui, in una frase quasi intagliata, dice: ma ci sarà una riscossa, una rinascita, no? Ecco, diamoci da fare.